in questo momento avere una stanza di isolamento in cui poter trattare e gestire il paziente cardiologico con la certezza o il sospetto di avere contratto il Covid era fondamentale. Siamo partiti, diciamo, come attrezzature grazie al vostro contributo fondamentale. Per ora abbiamo avuto questa possibilità di questo ecografo portatile, che è molto importante perché diciamo, ci permette di lavorare rapidamente e con qualcosa che sia facilmente trasportabile e sanificabile. Lei ce l'ha lì, primo... vero, in questo momento? Sì, se volete ve lo faccio vedere, perché veramente... Funziona appunto come un ecografo, con sì. Tanti vantaggi però. Allora, questo è un macchinario che viene utilizzato di solito, diciamo, in alcune medicine d'urgenza, proprio perché anche addirittura sull'ambulanza in alcuni casi, perché vedete, è delle dimensioni praticamente di un cellulare, se lo vedete, che si apre in questo modo, come i vecchi cellulari di un tempo, e poi ha questa caratteristica, una sonda che, se vedete, ha due estremità diverse, perché da un lato può fare l'ecocardiogramma, dall'altro può fare l'ecografia del torace, che nel contesto dello studio della polmonite da Covid ha dimostrato avere molte, diciamo, possibilità. E questo ovviamente è un esame fatto in urgenza, non è ovviamente l'ecocardiogramma quello completo che si fa in un laboratorio di ecocardiografia, ma è fondamentale nel contesto dell'urgenza, ripeto, quello quando vogliamo vedere rapidamente un cuore che contrattilità ha, oppure un polmone se ha dei versamenti o degli addensamenti, e con questo apparecchio, ripeto, facilmente trasportabile e sanificabile, e si può fare molto bene. Quindi Quindi questo questo verrà spostato eventualmente anche nella tenna, nel caso ce ne sarà bisogno. esattamente, questo è proprio l'esempio calzante. Quando ci sono, sapete, fuori agli ospedali, tutti hanno cera, in particolare c'è un tendone triace, ora anche 3 container che sono stati installati, quindi ottima possibilità di triage, perché sono 4 postazioni isolate. Quindi se veniamo chiamati nel container, ovviamente, nel paziente sospetto, abbiamo la possibilità di entrare rapidamente senza trasportare per esempio un ecografo ingombrante, no? Con un carrello e tutto quello che è. Entriamo, facciamo l'esame, usciamo, ovviamente con i presidi idonei, e poi questo piccolo, diciamo, apparecchio viene sanificato molto rapidamente. E questo indubbiamente è proprio molto importante. E questa, diciamo, è la prima apparecchiatura della quale sarà dotata questa stanza. La prossima settimana verrà completata con dei monitor che lei ha suggerito di poter acquistare nell'ambito di questa donazione e con un capnografo, giusto? Sì, abbiamo scelto di utilizzare dei monitor, diciamo, con funzione ovviamente di defibrillatore, quindi abbinano due cose insieme, no? La possibilità di monitorizzare il paziente, e la possibilità di intervenire come defibrillazione, per ovviamente quando c'è un arresto cardiaco o una fibrillazione ventricolare, ma anche con le placche per il pacing esterno. Il capnografo poi è un'apparecchiatura di nuova concezione, che è molto interessante soprattutto nel monitoraggio del paziente dal punto di vista respiratorio. Quindi un grazie di cuore davvero a chi ha contribuito a tutto questo. Un grazie enorme, perché diciamo, la battaglia è stata insieme con la responsabile del pronto soccorso, Giovanna Esposito, che sta gestendo benissimo questa situazione di crisi nell'ospedale di Nocera. Perché ricordiamo che ora, diciamo, il polo Covid dell'ospedale di Scafati sicuramente, e anche questa è un'ottima organizzazione, però comunque possono e continuano ad arrivare pazienti sospetti dal pronto soccorso di Nocera. Quindi noi abbiamo bisogno proprio di questo tipo di gestione intermedia, diciamo una sala gialla, no? Né rossa né bianca, in cui possiamo gestire questi pazienti. E quindi poterla attrezzare col vostro contributo è fondamentale, perché abbiamo fatto molto rapidamente.